Ciao a tutti e a tutte, oggi parliamo dei libri letti a febbraio. Primo libro letto a febbraio è stato Delitto e Castigo di Dostoevskij, che io ho letto in questa edizione in Audi, ed è stato il libro che ho letto con il mio gruppo di lettura, il Circolo dei Classici, con cui appunto stiamo affrontando questo autore russo. Pubblicato nel 1866, Delitto e Castigo è probabilmente, assieme anche a Guerra e Pace, uno dei capisaldi della letteratura russa. Ho trovato interessante il fatto che in realtà il titolo originale non sarebbe proprio questo, tradotto letteralmente in italiano, ovvero Castigo. Se noi seguiamo una traduzione più letterale del termine, dovrebbe essere più pena. Pena, tra l'altro, riflette molto bene quello che il protagonista di questo romanzo prova per tutto il tempo. Per una questione di tradizioni, però, alla fine si è sempre mantenuto il titolo Delitto e Castigo. Io trovo che pena sia molto più azzeccato, sia per una traduzione più letterale, sia proprio in riferimento alla storia. Però capisco anche in questo caso il non voler cambiare il titolo dopo tutti questi anni, perché alla fine Delitto e Castigo è conosciuto con questo titolo anche dalle persone che non l'hanno mai letto. Il nostro protagonista è Raskolnikov, non penso che la pronuncia del nome sia corretta ovviamente, ed è un ex studente di giurisprudenza che ha abbandonato gli studi principalmente per questioni economiche. Il giovane infatti vive in condizioni di estrema povertà, anche perché di per sé non naviga nell'oro, ma non appena riesce a raccimolare qualche soldo non si fa remore a donarli a chi ne ha ancora più bisogno, e vive quindi insomma in uno studio molto molto piccolo, in una stanza molto molto piccola a San Pietroburgo. Raskolnikov fin dall'inizio si macchia di un omicidio, sia perché si crede speciale, sia perché crede di quasi sentirsi in dovere di schiacciare i pidocchi della società, su questo poi ci arriveremo, e crede anche di poter tranquillamente sopportare tutto quello che ne consegue. Il romanzo di Dostoevskij si concentra quindi sull'aspetto psicologico di Raskolnikov, ma non solo su di lui, ma su qualsiasi altro personaggio primario o secondario del romanzo. Il libro permette anche di capire il punto di vista esistenziale, se vogliamo anche morale, dell'autore, secondo cui non c'è salvezza senza sofferenza. È infatti una tematica che ritorna nei romanzi di Dostoevskij, basta pensare a Ricordi dal sottosuolo, che è stato tra l'altro un altro dei suoi libri che io ho amato molto. In questo caso Raskolnikov uccide subito l'usuraia, ma non ne gode, fin da subito comincia la sua sofferenza fisica e psicologica. Delitto e Castigo è un romanzo decisamente cupo, decisamente oscuro, non solo per la questione dell'omicidio, per la tematica, ma proprio è oscuro nei personaggi, nelle descrizioni, nei luoghi che Dostoevskij fa. I luoghi, per esempio, sono descritti come tetri, fetidi, bui, le acque sono torbide, le osterie sono sordide. E in questi luoghi tetri e oscuri visitati da Raskolnikov non possono che esserci personaggi altrettanto tetri, cupi, oscuri, imbruttiti dalla società. Troviamo per esempio l'alcolizzato, la prostituta, appunto l'usuraia, la tisica, l'assassino. È anche interessante secondo me notare però come questi personaggi non siano così esclusivamente negativi. L'alcolizzato per esempio tenta sempre di mettere fine a questo suo vizio. La prostituta è costretta a fare questo mestiere per aiutare la famiglia. L'assassino è generoso con chi ne ha più bisogno, proprio a livello monetario, diciamo. La tisica ha sempre amato tantissimo tutti i suoi figli, anche la figlia non sua. E c'è un solo personaggio in realtà che ci disgusta davvero fino in fondo, dall'inizio alla fine, ed è un personaggio che appartiene all'alta società, alla società bene, eppure è uno di quei personaggi che non fa altro che appunto disgustarci con tutti i suoi calcoli e le sue bassezze. Ed è questo personaggio, assieme all'usuraia uccisa da Raskolnikov, che rappresenta il vero pidocchio della società. Per Dostoevskij i pidocchi sono quelle persone che non mettono mai in atto un gesto generoso.
E a questo personaggio si oppone l'unico personaggio veramente positivo del libro, un personaggio fiducioso, ottimista, generoso, buono, che al tempo stesso è uno di quei personaggi, probabilmente proprio per questa sua positività e anche per questo suo, diciamo, equilibrio interiore, che è uno di quei personaggi che viene costantemente respinto da Raskolnikov, che non lo capisce e quindi anche lo deride. Possiamo anche dire che Dostoevsky utilizza Delitto e Castigo, come una denuncia, per un problema della società dell'epoca riguardante l'economia. Il dramma di Raskolnikov infatti si presenta durante gli anni 60 in cui, abbiamo in Russia una pesante crisi monetaria. Probabilmente adesso sentirete una sega, un martello, non so cosa abbia iniziato qui fuori, ma noi andiamo avanti, portate pazienza. Andiamo avanti con il discorso. Quindi in questo libro poi l'economia, il capitale diventa un aspetto centrale nel libro, non solo per la storia in sé, ma proprio per la tragedia di questa storia. Vediamo alla mia opinione completamente soggettiva. A me Delitto e Castigo è piaciuto. Ammetto però che ci sono state delle parti che potevano essere snellite. Infatti nel libro ci sono delle parti lente, ci sono delle parti che si ripetono e che quindi appunto secondo me potevano essere un po' tagliate. Dico potevano perché, sempre secondo me, il libro, nonostante queste parti che rallentano il ritmo, si legge bene. Non l'ho trovato particolarmente pesante nella narrazione, anche se sicuramente può essere pesante per alcune persone. Io sinceramente penso ormai di essermi abituata allo stile di Dostoevsky, avendo letto col gruppo di lettura metà delle sue opere. Però se mi metto nei panni di una persona che legge un romanzo russo per la prima volta o in particolare Dostoevsky per la prima volta, posso comprendere le difficoltà, anche perché in questo romanzo Raskolnikov è praticamente delirante per quasi tutto il tempo, e questo suo delirio si manifesta chiaramente e ovviamente anche nella narrazione. Però mi sento di concludere dicendo che Delitto e Castigo è, tra le opere che ho letto finora di Dostoevsky, sicuramente una delle sue opere migliori. Poi, qui a febbraio sono riuscita a leggere il volume 1 e il volume 2, quindi concludendo la dilogia di Alice in Wonderland di Junaib, edito Panini Comics, in questa appunto edizione manga, che vuole essere l'adattamento dei due film di Tim Burton. Io ho letto entrambi i volumi di Lewis Carroll, ho visto entrambi i film di Tim Burton, quindi vi dico, leggendo questi due romanzi, devo dire che sicuramente ci sono chiari riferimenti ai film, visto che questo è l'adattamento manga, non poteva che essere così. Ci sono secondo me anche dei riferimenti ai libri di Carroll. Ho trovato anche delle cose che non penso ci siano né nei film né nei libri. Però prendete quest'ultima frase con le pinze, perché ho letto i libri un po' di anni fa e ho visto i film molti anni fa, appena usciti. Quindi non è che mi ricordo tutto alla perfezione, sono abbastanza convinta che ci sia qualcosa che non c'era nelle opere sia libresche che cinematografiche, però insomma, appunto, prendete questa affermazione un po' così. In generale, i disegni del manga mi sono piaciuti veramente tanto, secondo me è proprio la parte migliore, di quest'opera, anche se devo dire che i disegni del secondo volume li ho trovati un po' più confusionari, non solo nella battaglia finale, ma proprio in generale. Ho amato particolarmente come è stato fatto il cappellaio matto, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi vabbè, anche lo stregato, ma lo stregato è sempre bello da vedere, quindi quello conta poco, ma il cappellaio matto, stupendo. Diciamo che per me è stata una lettura ok nella media, lo consiglio soprattutto se siete grandissimi fan dell'opera di Lewis Carroll, perché è sicuramente a questo punto, insomma, un'opera da avere e collezionare. Poi andiamo avanti con Furore di Steinbeck, che ho letto per un altro mio gruppo di lettura, Gibitzer, in cui stiamo leggendo i libri vincitori del premio Pulitzer.
Pubblicato nel 1939, l'anno successivo Steinbeck ha vinto quindi il Pulitzer per questo libro, non a caso è anche considerato uno dei capolavori, dell'autore, che poi nel 1962 ha vinto anche il Nobel per la letteratura. Questo è anche il romanzo simbolo della Grande Depressione americana degli anni 30. Steinbeck si è infatti ispirato a una serie di articoli che parlavano della popolazione del Midwest che è stata espropriata dalle banche delle loro fattorie, quindi hanno dovuto abbandonare campi e case che sono anche state distrutte, tra l'altro, in direzione della California, perché attirati anche da tutta una serie di articoli che promettevano. Più che articoli volantini, insomma, che promettevano lavoro appunto in California. I protagonisti di questo romanzo sono dati dalla famiglia Jode, che appunto ha dovuto abbandonare la propria terra perché le banche hanno espropriato anche loro della loro fattoria, i trattori hanno raso al suolo la casa, quindi su un camioncino sono partiti in direzione ovest, in direzione California. Il romanzo è dato da una continua speranza. Prima si spera di arrivare in California, poi si spera di trovare un buon lavoro, poi si spera di avere di nuovo un tetto sopra la testa, poi si spera di avere sempre un buon passo, a tre buoni passi, insomma, per ogni giornata, poi si spera che il bambino che deve nascere nasca sano e così via. Ma ogni volta questa speranza viene presa a pugni in faccia dalla realtà delle cose. Il lavoro non c'è, se c'è viene pagato una miseria, tanto che è impossibile pensare di trovare una casa e appunto mantenerla. È impossibile addirittura sperare di mangiare tre volte al giorno e mangiare bene per tre volte al giorno, tanto che alla fine l'unica speranza quale diventa quella di non morire di fame. La cosa assurda di cui io sinceramente non sapevo nulla, ammetto, come faccio molto spesso, la mia ignoranza, queste famiglie erano famiglie americane che andavano in un'altra zona dell'America, che venivano trattati come schiavi, come feccia, da altri americani. Cioè queste persone erano stranieri in casa propria. La narrazione è, possiamo definirla per alcuni versi, particolare, nel senso che ci sono dei capitoli assolutamente normali che vengono narrati appunto come siamo abituati, con descrizioni di luoghi, fatti, eccetera, intervallati da dialoghi tra i personaggi e così via, ma ci sono poi dei capitoli che definirei quasi lirici, in cui non ci sono dialoghi, però la narrazione è come se venisse presa in mano da uno dei nostri personaggi, dai nostri membri della famiglia Jode, e quindi è come se appunto uno di questi membri della famiglia Jode si mettesse a parlare nel suo modo. Quindi vediamo, leggiamo una narrazione data dal modo di pensare di quel personaggio, dal modo di parlare di quel personaggio, ed è particolare. Secondo me questi capitoli, soprattutto all'inizio della storia, fanno un po' scemare l'attenzione, almeno mi baso ovviamente su quella che è stata la mia esperienza da lettrice, fanno un po' scemare forse l'attenzione del lettore perché rispetto agli altri capitoli più normali hanno come meno presa su chi legge. Infatti, personalmente mi ci sono volute un centinaio di pagine per riuscire ad immergermi completamente nella storia, perché appunto questi capitoli più lirici allentavano un po' la presa e l'interesse su di me. Poi, diciamo che ho imparato a conoscere i membri della famiglia, ho imparato quindi a capire il loro modo di pensare e di parlare, e quindi poi questi capitoli più lirici non rappresentavano quasi più una novità per me, mi sono adattata anche a questo stile. E quindi poi, insomma, superato lo scoglio di queste prime 100 pagine, mi sono assolutamente entrata nella storia e quindi ho cominciato a soffrire parecchio per e con la famiglia Jode. E forse una delle cose peggiori a livello proprio emotivo di questo libro è che, come vi dicevo prima, c'è questa continua speranza, però ogni volta si finisce per rimanere delusi. Però ogni volta si arriva a toccare il fondo e dici: vabbè, ma peggio di così non può andare. E tac, puntualmente si riesce sempre, sempre ad andare peggio. Sempre. E vi giuro, ho finito il libro con un magone. Lo stomaco era proprio chiuso, la gola proprio stretta, cioè stavo proprio male emotivamente, perché ora della fine non ne puoi avere di speranza, non ce n'è proprio più di speranza.
È veramente, cioè, fa star male sapere che queste famiglie, perché alla fine la famiglia Jod è realmente esistita. E quante famiglie ci sono? Ci sono state, ci sono e ci saranno, come la famiglia Jod. E sapere questa cosa fa male, è terribile. È una delle cose che mi ha preoccupato, allo stesso tempo mi ha fatto arrabbiare tantissimo, è la condizione lavorativa descritta in questo libro, che non è affatto diversa dalle condizioni lavorative di oggi. Non dobbiamo forse lavorare 8, 10, 12 ore al giorno per una paga veramente misera? Lo sto toccando con mano perché sto cercando lavoro e vedo richieste di gente che ti offre un lavoro a tempo pieno, a volte appunto anche 10-12 ore per 250 euro al mese. Chi è alla ricerca di gente che ha voglia di lavorare, ok? Queste sono le richieste, la paga è 0 euro. Paga 0 euro. Oppure ancora chi ti dice che tra i requisiti bisogna essere disposti al sacrificio per fare cosa? Un lavoro d'ufficio? Essere disposti al sacrificio, cioè io non devo avere una vita? O ancora chi ti dice che non ti paga niente perché dobbiamo anche ringraziarli, perché facciamo esperienza. Quindi zitti e buoni, lavorate gratis perché almeno io vi do la possibilità di fare esperienza. Queste sono le condizioni lavorative in cui viviamo oggi. Ovviamente c'è anche chi ha un buon lavoro, che viene pagato bene, nulla da dire, ma c'è anche questo lato della medaglia. E io sinceramente, mi chiedo se noi giovani di oggi siamo già la famiglia Jod. Poi ho letto questo libricino, Poesie del Silenzio, che è una raccolta di poesie di vari autori curato da Andrea De Gregorio, edito Garzanti, e sono appunto poesie sul silenzio. Non ho molto da dire su questo libricino, direi che mi aspettavo qualcosina in più, pensavo di rimanere più colpita. Forse leggere raccolte di poesie su un unico argomento, soprattutto di autori diversi, che quindi non mi fanno entrare subito, non mi permettono di entrare nella testa dell'autore, no? Nel suo stile, perché ogni poesia è diversa da quella precedente, da quella successiva, forse questo mi impedisce di apprezzare davvero quello che sto leggendo. Quindi mi aspettavo qualcosina in più. Ho comunque sottolineato delle cose, questo assolutamente sì, quindi magari potrei andarmi ad approfondire gli autori o le autrici di cui ho sottolineato qualcosa. Poi ho letto Mind the Gap, Distanze londinesi di Luisa Multinu, di Aporema Edizioni. Su questo libro non entro nei dettagli in questo video perché ci sarà uno spazio all'emergente e l'ho finito da poco, in tutta onestà non mi sono ancora fatta un'idea precisa, quindi non so dirvi molto, ho bisogno di lasciar sedimentare questo libro perché tocca comunque degli argomenti a me assolutamente vicini, quindi insomma ci penso e ci riaggiorniamo nello spazio all'emergente. Poi sono riuscita a leggere anche I figli di Dune di Frank Herbert, il terzo volume del ciclo di Dune, della saga di Dune. Allora, sono un po' preoccupata perché le mie valutazioni stanno scendendo. Ho iniziato col primo volume a cui ho dato il massimo dei voti, stupendo, bellissimo. Il secondo volume mi è piaciuto tanto, gli ho dato 4,5 su 5. Arriviamo a questo e siamo a 4. Ogni volta scendo di mezzo voto. 4 è ancora buono, assolutamente, però sento che questo libro non mi ha preso quanto i primi due. Mi è mancata la poesia. Mi è mancata assolutamente la poesia, l'ho trovato molto più cervellotico, molto più filosofico, tra parentesi, resta comunque uno dei libri di fiction più complicati a livello geopolitico, a livello di world building che io abbia mai letto fino ad ora, quindi ci sta che abbia, che sia cervellotico, filosofico e tutto, però non lo so, mi manca anche l'approfondimento di alcuni personaggi. Io sono sicuramente curiosa di vedere come andrà avanti la storia, leggerò comunque tutti i primi sei volumi,
anche se la cosa dovesse, scusate, degenerare, sicuramente comunque a prescindere da come andrà questo viaggio, il primo e il secondo volume li porto nel cuore, così come porto nel cuore Paul. E vedremo, ovviamente poi alla fine di questo viaggio vi aggiornerò, insomma, per bene. Poi questi sono gli ultimi due libri letti a febbraio. Sono riuscita a leggere il primo e il secondo volume della saga Y, l'ultimo uomo di Brian Vaughan e Pia Guerra, edito Panini Comics. Mi baso su quello che ho letto nel primo volume perché non voglio ovviamente farvi spoiler. Il protagonista è Yorick ed è appunto l'ultimo uomo rimasto sulla Terra assieme alla sua scimmietta. Perché, cosa che io non avevo intuito all'inizio, prima di leggere questi due fumetti, sono morti proprio non solo tutti i maschi del genere umano, del genere umano, della razza umana, ma anche della razza animale. Anche l'uomo è un animale. Vabbè, sono morti sia gli uomini sia tutti gli animali di sesso maschile. Dai che ce la facciamo, Erika. E appunto, quindi è strano che anche la sua scimmietta sia ancora viva. Quindi, lui essendo poi l'unico uomo, c'è chi lo vuole uccidere perché alcune donne sono impazzite male. C'è chi invece vuole aiutarlo a scappare da chi lo vuole ammazzare e fare ovviamente degli studi sul perché sia sopravvissuto e quindi poi cercare di ripopolare il pianeta Terra con altri uomini perché altrimenti chiaramente la popolazione si estinguerebbe. Quindi io ho letto i primi due volumi e vi devo dire mi sembra molto interessante. Certo, come ultimo uomo sulla Terra mi aspettavo un tizio un po' più intelligente. È un buonaccione, è veramente un buon personaggio, però ogni tanto se ne esce con quelle robe che lo prenderesti un po' a sberle. Ma vabbè, ci sta. È sicuramente molto attuale per molti motivi, anche perché viene affrontato il discorso patriarcato, femminismo, eccetera, differenze tra uomo, donna, così via. E non lo so, mi ispira, quindi è un problema perché io ho solo il terzo volume a casa e poi devo comprare anche tutti i restanti volumi che non sono proprio pochi. Ottimo, bene, raga, questi erano tutti i libri e fumetti letti nel mese di febbraio, che vi dirò. Sono soddisfatta perché di solito febbraio, sarà che c'è 2 giorni in meno, io di solito leggo tipo sempre 4-5 libri. Negli ultimi anni, da quando tengo insomma il tracking delle mie letture, leggo veramente molto poco a febbraio, invece questo mese è andato anche particolarmente bene, considerando che ho letto anche 3 libri piuttosto corposi, quindi bene così, sono soddisfatta delle mie letture. La cosa brutta è che sono arrivata a febbraio, febbraio è finito e io ancora non ho dato il massimo dei voti a nessun libro. Preoccupante, preoccupante. Ma vabbè, l'anno è ancora lungo, magari insomma riuscirò a scovare qualche libro che mi rapisce dall'inizio alla fine, facendomi perdutamente innamorare. E vi lascio questi libri linkati qui sotto ad Amazon IBS e Feltrinelli con cui sono affiliata se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. Fatemi assolutamente sapere come è andata, come sono andate le vostre letture nel mese di febbraio, se siete soddisfatti, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, insomma, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che qua sotto poi trovate anche il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi qualora vi piacessero i miei contenuti e trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi trovate il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads e il canale Telegram per essere aggiornati in anticipo nelle nuove uscite del blog e del canale. E mi trovate anche su TikTok. Basta, detto questo, direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!